Telenova Giornale. Scicli, il pizzo si paga con le auto, due arresti per estorsione, in carcere l'incensurato Franco Mormino, operatore ecologico, il servoiato speciale Giacomo Fidone. Movida Marina di Ragusa, il comune vuole un'ordinanza, si apre un dibattito sulla proposta di ridurre i disagi ai villeggianti. Tassametro sui taxi, inizia la rivoluzione, entro il mese di luglio i fruitori dei taxi potranno usufruire di tariffe regolamentate. I carabinieri del comando provinciale di Ragusa stanno indagando su un episodio estorsivo in danno di un imprenditore, dietro il quale potrebbe nascondersi un vero e proprio racket del pizzo nella cittadina di Scicli. Al momento i carabinieri hanno arrestato due persone, un operatore ecologico incensurato e un sorvegliato speciale, su ordine della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania. Entrambi accusati di estorsione aggravata dall'aver agito con modalità tipiche del metodo mafioso. I due, infatti, dopo aver schiaffeggiato la vittima, si sono fatti consegnare da un imprenditore la sua vettura Audi. Il giorno seguente gli estorsori avrebbero chiesto addirittura la copia della carta di circolazione, dovendo adempiere alla stipula del contratto assicurativo. Nel corso dell'operazione i militari hanno recuperato l'Audi dell'imprenditore e sequestrato un'autovettura Porsche e una BMW di grossa cilindrata, su cui sono in corso accertamenti per verificare se questi sono appartenenti ad altre vittime dei due arrestati. Il comune di Ragusa vorrebbe tradurre la proposta in ordinanza per ridurre al minimo il disagio dei villeggianti a Marina di Ragusa, ma la movida notturna accende il dibattito anche tra le organizzazioni di categoria. Sì, inizia e ieri siamo stati a un incontro in prefettura, anche la FIBA Confesercenti, e abbiamo assistito a parecchie discussioni riguardo il disturbo acustico ambientale, quindi non soltanto per la sicurezza. E al riguardo devo dire che sono rimasto molto sorpreso da ciò che ha dichiarato l'assessore Barone del Comune di Ragusa, in quanto pone l'obbligo a tutti di mettere il limitatore. Allora, devo precisare all'assessore Barone che il limitatore non è d'obbligo, è d'obbligo tarare il proprio impianto sonoro di ogni commerciante, come dice la legge 215 del 95, ma si può anche mettere un limitatore che però ha dei costi elevati, ma si può anche tarare l'impianto previo lavoro effettuato da una ditta specializzata iscritta all'albo all'ARPA a Palermo, all'albo regionale. Detto ciò, devo rappresentare all'assessore Barone che se sarà fatto così, che si obbliga i commercianti a poter mettere il limitatore, è chiaro che l'ordinanza non ha più alcun valore. Nei fatti, chi rispetta la legge, la 447 del 99 in particolare, dimostra che non disturba, che non supera il decibel, come già qualcuno ha fatto a Marina di Ragusa. Pertanto, per coloro che rispettano la legge, non si può dare un ordine su un'ordinanza che deve spegnere la musica a un certo orario. Ecco che qui cade questo particolare. E io, riguardo a questo, con la nostra categoria abbiamo pensato, e intendiamo farlo, di rispettare la legge, e che quindi eventualmente, se ci saranno situazioni che ci portano in maniera diversa, faremo ovviamente appello al TAR per impugnare qualsiasi ordinanza che non preveda il rispetto della legge della 447. La Commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori e disavanzi sanitari regionali, presieduta dall'onorevole Leo Luca Orlando, ha ascoltato il direttore sanitario dell'ASP di Ragusa, Pasquale Granata, in sostituzione del direttore generale Gilotta. Una audizione che si inquadra nel filone d'inchiesta sulla sanità siciliana promossa dalla Commissione parlamentare. Al direttore Granata è stato chiesto un aggiornamento conoscitivo in relazione all'offerta sanitaria nei presidi di Scicli e Comiso, dove si registrano in particolare problemi relativi al servizio del pronto soccorso, la cui chiusura è stata rinviata a causa delle numerose proteste dei cittadini, e problemi relativi alle lunghe liste d'attesa per gli esami di mammografia, endoscopia e risonanza magnetica, liste che provocano il frequente ricorso a strutture private e per la cui risoluzione il coordinamento provinciale nel corso del 2010-2011 di Italia dei Valori ha avviato una serie di sit-in e di proposte operative che avevano trovato nella direzione dell'ASP la piena collaborazione. Negli ultimi mesi, sostiene Italia dei Valori, le liste di attesa per alcune prestazioni stanno risalendo e l'intervento della Commissione parlamentare del suo presidente Orlando, riteniamo, scrive il coordinatore Giovanni Iacono, possa essere utile a rimuovere eventuali ostacoli anche economici che si sono frapposti al piano già intrapreso dalla Direzione Generale dell'ASP di Ragusa.
Una vera e propria rivoluzione culturale con l'installazione del tassametro a bordo dei mezzi pubblici, cioè i taxi, che operano in tutto il territorio di Ragusa. La delibera di giunta con le tariffe e la tipologia di servizio sarà attuata tra 2 settimane. Entro il mese di luglio i fruitori dei taxi potranno usufruire di tariffe regolamentate e concordate con tutte le organizzazioni di categoria. Riteniamo di aver raggiunto un accordo nel migliore dei modi e questo ci aiuta ad avere una maggiore trasparenza nell'applicazione delle tariffe, sia per una crescita della culturale della categoria, ma soprattutto per far sì che la cittadinanza e i turisti nel prendere il tassì abbiano una trasparenza sui prezzi e su tutto quello che possa incidere come tariffazione. Oggi finalmente abbiamo questa regolamentazione, abbiamo questa nuova delibera che finalmente dà un'idea a tutti quanti di come si può utilizzare un servizio trasparente, pulito, legale e che dà anche, perché ci riconosciamo anche come un veicolo di promozione turistica verso il mondo. Il primo biglietto da visita per il turista che arriva a Ragusa senza la propria auto siamo noi. Quindi questo veicolo è quello che il turista, già come si siede in macchina di un tassista che bene o male dà anche altri servizi belli, cioè tassista che ha una macchina pulita, che dà un buon servizio, che è gentile con il cliente e dà un prezzo già bello esposto da questa macchinetta famosa come c'è in tutto il mondo, e questo è un biglietto da visita veramente bello. Vediamo a Ragusa, diamo da vedere tante cose belle, al turista diamo anche questo, finalmente siamo in grado di darlo, siamo tutti felicissimi. Un confronto con gli allevatori ragusani per definire la lunga ed estenuante vertenza del prezzo regionale del latte. La CIA ragusana durante un'assemblea ha fatto il punto della situazione. Allora, ci sono sicuramente dei problemi e delle opportunità. I problemi sono il tentativo dell'industria nazionale lattiero-casearia di diminuire il prezzo del prodotto sotto una reale remunerazione per i produttori, quindi rischiamo di far chiudere aziende. Dall'altro, la grande novità è il pacchetto latte e l'articolo 62 del decreto sviluppo del governo, che prevede contratti scritti, quindi un maggiore potere contrattuale da parte degli allevatori rispetto all'industria. Certo, questo può significare poco se poi il tentativo è quello costante di ridurre il prezzo e la remunerazione del prodotto. Allora, in termini concreti, gli industriali devono capire che senza il latte nazionale non si fanno prodotti di qualità e quindi vengono colpiti i consumatori. Dall'altro, come organizzazione degli agricoltori, dobbiamo chiedere una maggiore organizzazione interna del settore, quindi una maggiore aggregazione degli allevatori per avere più forza rispetto alla parte industriale. Bisogna riposizionare i problemi del comparto zootecnico della provincia di Ragusa in un'ottica di grandi cambiamenti che sono avvenuti e che però hanno trascurato la realtà zootecnica importante del ragusano, una realtà che ha ancora tanto da poter dare, una realtà che si è sempre più qualificata e professionalizzata, che però in questi anni ha perso un grande valore di riferimenti, grande punto di riferimento. Occorre riprogrammare, ripensare una vertenza zootecnica della provincia di Ragusa, dei Monti Iblei, per dare quel valore aggiunto al nostro prodotto necessario per continuare a svolgere l'attività, e questo è possibile se tutto assieme anche con gli altri attori della filiera, dai caseifici e ai trasformatori, si trova un equilibrio per rilanciare e valorizzare la grande qualità dei prodotti Iblei a partire dal latte e anche dai trasformati. Un gesto concreto di solidarietà con la donazione collettiva del sangue. Il 238 anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza è stato celebrato in maniera davvero originale. Per noi ha un significato fondamentale perché è la nostra fondazione. Noi commemoriamo questa battaglia, una battaglia particolare che è avvenuta nel 1918. Nostro battaglione si è particolarmente distinto e da allora noi festeggiamo il 21 giugno. 21 giugno però è una giornata particolare anche perché è il solstizio d'estate e quindi per noi finanzieri da sempre è la nostra data, è la nostra giornata di commemorazione. Il nostro corpo è molto più anziano, molto più storico perché è nato addirittura nel 1774.
ed è forse uno dei corpi militari più antichi che ancora perpetuano la loro tradizione. Il modo di festeggiare è un modo sui generis, è un modo che io ho inventato qualche tempo fa, è un modo con cui mi piace festeggiare perché è un modo sobrio, un modo solidaristico, perché pensiamo agli altri, un momento in cui si pensa anche alla gente che ha bisogno. È un modo anche per controllarci, perché è un modo anche per controllare la nostra salute di tutti quanti i nostri militari. Credo che sia un momento anche simpatico, che ormai è entrato un pochettino nelle nostre corde e i donatori siamo sempre di più, e speriamo che anche questo piccolo gesto da parte nostra sia un gesto che tutti riconoscono. Il nostro fine ultimo è quello della fiducia, di costruire, di ricostruire, di rinsaldare la fiducia che i cittadini hanno nei nostri confronti, e penso che anche questo piccolo gesto realizzi e fortifichi questa fiducia.